www.goldshop, il negozio online preferito dagli sportivi. www.goldshop.com. Finalmente torna in campo la promozione e lo fa anche il Torconca, che era stato testimone di un lungo periodo di stop del pari più che favorevole scaturito nel recupero tra Pietracuta e Gambetta, le due principali inseguitrici dei cattolichini. Chi invece si era già fatto valere domenica scorsa era proprio il Bellaria, capace di ribaltare il doppio svantaggio contro il Gatteo. Una azione proprio degli ospiti al primo minuto di gioco di poco alta. Al settimo risponde il Torconca, in questo caso con l'avanzata da centrocampo di Casoli sulla fascia di sinistra. Entra in area il numero 10, serve poi Mercuri, lo stop, il tiro di poco a lato. 5 minuti dopo sono sempre i biancazzurri, i padroni di casa. Un lancio lungo a cercare Chiussi, che viene fermato dal portiere avversario. Ancora Torconca al 17esimo con Casoli, la palla sul secondo palo e poi il gol di Casoli, che segna il quinto gol in campionato, viene assegnato a lui. Vantaggio del Torconca, risponde il Bellaria al 34esimo in attacco con Ceccarelli, un tiro da fuori che sfiora il palo e poi Meluzzi di rimpallo trova la conclusione vincente, il pareggio, quarto gol in campionato per Meluzzi. Siamo sempre nel primo tempo, al 40esimo è il Torconca in avanti, Chiussi serve Mercuri, il pallone debole esce di poco a lato. Ultimi secondi di gioco della prima frazione, al 45esimo Casoli su punizioni, Mani segna ma viene annullato per fuorigioco. Passiamo con le immagini alla ripresa al 52esimo con il Torconca sempre in avanti e sempre con il suo faro Casoli, che fa tutto da solo, trova un gol da Cineteca, esplode di gioia per un vantaggio importante per la classifica del Torconca, un'autentica perla di Casoli che porta i vantaggi suoi. All'80esimo è sempre il Torconca sugli sviluppi di contropiede, un buon pallone recuperato da Zavatta che cerca e trova Chiusi sulla fascia di sinistra, s'accentra, trova il tiro ma Antonelli riesce a parare. All'83esimo è sempre il Torconca in avanti ed è sempre con Casoli, questa punizione da fuori che viene respinta da Antonelli, una vittoria importante per il Torconca. Appunto tra Torconca e Bellaria finisce 2-1.